Sì, in campo Maria Sharapova contro Caroline Wozniacki, numero 1 del mondo, la Wozniacki numero 8 del ranking, la russa Sharapova che conduce 2-1 nel primo set. Davvero due atlete incredibili, la Sharapova alta 1,88, nata in Siberia, residente a Monte Carlo e dal gioco sempre pericoloso per le avversarie. Ma naturalmente la danese Wozniacki, scusate, il numero 1 del mondo, non si fa sorprendere. Siamo ancora alle prime battute, a te studio. La Sharapova conduce 3-2 nel primo set, 30 pari in questo sesto gioco del primo set. Alla battuta è proprio Maria Sharapova che sta tentando di prendere largo. A te studio. In campo Caroline Wozniacki contro Maria Sharapova ed è proprio la russa che conduce 5-4 nel primo set e ora entra in campo per servire per il set. C'era stato un 4 pari con un contro break e la Wozniacki si era riportata sotto, ma nell'ultimo gioco evidentemente si è ancora distratta. Mancano un po' i colpi vincenti a cui ci ha abituato la Wozniacki, che spesso si fa sorprendere anche dal servizio di Maria Sharapova, che ripetiamo ora andrà al servizio e tenterà di conquistare questo primo set 5-4 per lei. A te studio. È finito appunto il primo set fra Caroline Wozniacki e Maria Sharapova e se l'è aggiudicato proprio la russa per 7-5. C'è stata battaglia nelle ultime fasi di questo primo set. Dobbiamo dire che Caroline Wozniacki, che fra l'altro ricordiamo è il numero uno del mondo, è apparsa leggermente sottotono oggi pomeriggio. Sono un po' mancati sui colpi vincenti che vediamo da un po' di tempo a questa parte e addirittura la danese si è fatta sorprendere più volte anche dal servizio della russa Maria Sharapova, addirittura dalle seconde palle di servizio di Sharapova che alcune volte hanno raggiunto e superato i 170 chilometri all'ora. Ha tentato disperatamente alla numero uno del mondo di rimanere attaccata al set, ma negli ultimi giochi non c'è stato davvero nulla da fare per lei, fallosissima, e dunque Maria Sharapova se l'è aggiudicato. Maria Sharapova che fra l'altro è davvero considerata qui una vamp, una bellissima ragazza, dobbiamo dirlo, 1,88 m d'altezza e anche un gioco delizioso, e dunque il campo centrale del Foro Italico di Roma è tutto per lei, anche se dobbiamo dire che la numero uno del mondo Wozniacki sta salendo nelle quotazioni essendo anche lei una bellissima ragazza con i capelli biondi. Vi diciamo questi particolari non tanto perché vogliamo raccontarvi anche cose futili, ma perché come tutti hanno notato è una passerella di queste valchirie, soprattutto dei paesi dell'est, dell'ex Unione Sovietica. Ormai sono tanti gli stati e sono tante le atlete che sono gradite anche dal pubblico naturalmente maschile. Il gioco è ripreso con il secondo set alla battuta Wozniacki che è già sotto 0-15 in questo primo gioco del secondo set. A te studio. È cominciato il secondo set come vi dicevamo nel precedente collegamento e la Wozniacki, Caroline Wozniacki, numero uno del mondo, conduce 1-0, è al servizio Maria Sharapova ma è in vantaggio in questo momento proprio la Wozniacki. La Sharapova scende a rete e tenta di sorprendere la avversaria e tenta nello scambio di prendere una palla troppo lunga, quindi si butta a terra addirittura Maria Sharapova per poter raccogliere la pallina, ma naturalmente non ce la fa, arriva un po' in ritardo, il pubblico applaude nei confronti appunto della russa. Dicevamo vantaggio dunque di Caroline Wozniacki che in questo momento con questo colpo guadagna questo punto e dunque 2-0 nel secondo set di questa partita fra due giocatrici che in questo momento stanno facendo vedere un gioco abbastanza equilibrato. Caroline Wozniacki consigliata anche dall'allenatore, ora gli allenatori possono anche nei tornei ogni tanto entrare in campo e dare qualche consiglio, ha recuperato un po' di lucidità e anche al servizio l'abbiamo vista sicuramente più sicura. 2-0 dunque a favore della Wozniacki che ha perso invece il primo set 7-5, ora sta per cominciare il terzo gioco.
gioco del secondo set. A te studio. Nel secondo set conduce la numero uno del mondo, la ventenne Caroline Wozniacki, 2-1 su Maria Sharapova, che invece aveva vinto il primo 7-5. Un gioco piacevole delle due tenniste in campo sul campo centrale del Foro Italico, scambi anche abbastanza lunghi finché ora in questo momento Maria Sharapova scende a rete e piazza un dritto vincente, dunque vantaggio per lei che è al servizio. Nel cambio campo precedente l'allenatore di Maria Sharapova si era seduto accanto a lei, le ha detto: stai giocando benissimo, ottima la battuta, ma non servire sempre sul dritto della Wozniacki. Ovviamente la Sharapova deve far soffrire un po' di più l'avversaria. Un vantaggio per lei che ha il servizio nelle mani proprio della russa, è sotto 2-1 nel secondo set e mette fuori una palla che ha cercato di raccattare con una certa difficoltà, dunque ancora vantaggio per nessuno, è parità fra le due, 40 pari, e una fase di gioco che vede gli spettatori equamente divisi fra le due giocatrici, tengono un po' per l'una un po' per l'altra, in realtà gli spettatori, gli amanti del tennis tengono soprattutto per il bel gioco. Ancora un servizio, la prima palla di servizio che però è net per Maria Sharapova, dunque ci riprova con la seconda, questa era abbastanza lenta, 143 chilometri all'ora, voleva essere molto angolata ma è finita nella rete. Con la seconda palla l'aveva lanciata in aria la pallina Maria Sharapova, ma evidentemente si è deconcentrata, l'ha ripresa, riguarda l'avversaria, momenti anche di tensione nervosa, ci riprova dunque con questa seconda palla, ce la fa, è buono il dritto di risposta di Caroline Wozniacki che tenta ora con un rovescio, ma risponde bene anche Maria Sharapova che prova con un dritto teso e forte, ancora ora un rovescio teso e forte di Maria Sharapova che però va fuori, e dunque ora siamo al vantaggio della Wozniacki, batte la Sharapova, la numero uno del mondo, la Wozniacki potrebbe addirittura guadagnare un break importantissimo per rimanere attaccata al match. Vado avanti se non mi interrompi, Paolo, dimmi tu. Paolo, ma direi che a questo punto riprendiamo la linea noi. Perfetto. E poi naturalmente ritorneremo tra breve di nuovo al Foro Italico. Torniamo invece al Foro Italico con Doriana Laraia per internazionale di tennis. Sì, ripetiamo, sono di fronte la numero uno del mondo Caroline Wozniacki contro Maria Sharapova, russa, che del ranking mondiale è numero 8, quindi sicuramente due prime donne del tennis mondiale. Primo set vinto dalla russa Sharapova 7-5, che però è sotto nel secondo 2-3. Qualche problemino ogni tanto Maria Sharapova lo ha, perché forse ha un po' fretta ogni tanto, vuole concludere subito il gioco, e invece davanti a Caroline Wozniacki bisogna avere molta pazienza. Ora è al servizio proprio la russa Maria Sharapova, che già conduce 15-0 in questo sesto gioco del secondo set, una palla altissima che Wozniacki aspetta e ribatte con un dritto abbastanza lento, subito ripreso da Maria Sharapova, ancora un dritto molto potente di Wozniacki che è a fondo campo, 2 metri fuori dal campo, ora un rovescio che invece va fuori misura, e dunque 30-0 a favore di Maria Sharapova, che ripetiamo ha in mano il servizio. Ed effettivamente il servizio della russa oggi è stato molto buono, ha messo più di qualche volta in difficoltà la numero uno del mondo. Benissimo, allora dopo con Doriana Laraia prendo la linea dagli studi, perché la giriamo subito a Doriana Laraia, dovremmo star vicini quasi al match point internazionale di tennis. E sei molto tempestivo, perché c'è il primo match point per Maria Sharapova, che quindi in questa fase del secondo set si è assolutamente ripresa, mentre Caroline Wozniacki è sicuramente scesa sia fisicamente che tecnicamente. E al servizio Caroline Wozniacki sotto 0-40 in questo nono gioco del secondo set, che Maria Sharapova conduce 5-3. E allora vediamo questo primo servizio in rete, e allora vedremo il secondo, era a 134 chilometri all'ora ma è andato in rete, e vediamo la seconda palla di servizio, ottima la risposta di dritto di Maria Sharapova, incrociata e incrociato il colpo, meraviglioso il dritto e meravigliosa questa sua vittoria 7-5 6-3 sulla numero uno del mondo. E dunque la finale di domani femminile sarà Samantha Stosur contro Maria Sharapova. A te studio.